Milano, nel tentativo di regalarsi una grande impresa e una serata magica, scende in campo con Cinciarini, Mitzov, Bertans, Kuzminskas e Tarceschi, fuori per infortunio il playmaker americano Jordan Theodore. L'inizio non è dei più confortanti, non soltanto per il punteggio che segna 8-2 per gli ospiti, ma anche per il raggiungimento del bonus falli in pochi minuti. La reazione non si fa attendere, soprattutto grazie ad un Bertans ispirato dalla lunga distanza. Una schiacciata in alley-oop del pivot USA Tarceschi e una successiva bomba di Mitzov danno sul più 3, 13-10, il vantaggio a Milano, che costringe Tudis al time-out. Ne segue un parziale di 13-2 Moscovita negli ultimi 4 minuti di quarto, per il 15-23 che chiude la prima frazione. Per dare una scossa, Pianigiani si rivolge alla panchina, inserendo per la prima volta nella contesa Gerles, Gaudio e Baglia. E soprattutto quest'ultimo ad entrare subito e bene in partita. Una spettacolare schiacciata e un canestro pesante del francese riavvicinano a meno 3 l'Olimpia, portando i Tudis nuovamente a fermare la partita. La sospensione sancisce lo stesso effetto positivo della prima frazione, tanto che in pochi minuti gli ospiti riescono ad allungare di nuovo sul più 9, quando sul tabellone il risultato è 26-35. L'esperienza moscovita e la classe di giocatori dell'ex Armata Rossa permettono di mantenere lo stesso vantaggio fino a fine primo tempo. Il canestro sulla sirena di decolo per il 50-36 sembra più di una condanna anticipata. La ripresa vede una Milano più convinta che, grazie ad una maggiore aggressività e voglia, fa entrare in partita anche il pubblico. La prima parte di frazione vive di strappi, con Mosca più volte a più 12 e il Milano che in più di una circostanza riesce a tornare a meno 6, anche grazie ai primi due canestri pesanti della gara di Kuzminskas. Sul 54-60 entra definitivamente in partita anche il Forum. La corazzata rossa però non si scompone e in pochi minuti, anche grazie ad un tecnico dubbio fischiato a Tarceschi, arriva addirittura a più 13 sul 60-73, dopo un gioco da 3 punti di Clyburn. La magia sull'azione successiva di Rodriguez è un piacere per gli occhi, ma un colpo al cuore per i tifosi Olimpia. Il risultato sulla sirena, 61-77, del terzo quarto, lascia ben poche speranze ai Meneghini. Il canestro da 3 punti del Ciaccio Rodriguez ad inizio quarto periodo manda i titoli coda anticipati per una frazione che sarà una lunga agonia per l'Olimpia. Finisce 107-81 con il Cesca che tocca più volte il più 30. Gli unici applausi del pubblico di casa sono per Rodriguez. In una serata storta per i padroni di casa, malissimo Gavlok. Si salvano soltanto Tarceschi, Mbaye e Bertans. First of all, I would like to wish a happy new year to everybody, or to you, to your families. Still work, just passed a new year, so that's my wishes to you, to your loved ones, to be healthy. Regarding the game, I think we were a better team tonight. We improved it to the court by numbers, by performance. We had a bounce back after a couple of bad performances, and they were not at our level. I think we were consistent on what we want on the court. The numbers could be a little bit better for us, but still we had a good opponent in front of us, and they tried to come back in the third quarter. They pressure us, and over there with 3 turnovers and bad shots, we gave them the opportunity to come back. But after all, we found exactly what we want on the court, and the advantages. Therefore, we shoot pretty well for twos with fast breaks, post-ups, or a lot of good dives and synchronizations of the pick and roll game. So congratulations to my players. Well-deserved win. We have to build up on that and wish the best for Milano. Sì, ha detto che hanno dimostrato di essere la miglior squadra, l'hanno dimostrato nei numeri, era importante per loro rispondere dopo due partite non convincenti, ma oggi hanno fatto tutto quello che serviva. Milano ha provato a recuperare, soprattutto nel terzo quarto, ha forzato qualche palla persa, qualche cattivo tiro in possessi consecutivi, ma è stato l'unico momento. Poi hanno ha sfruttato tutti i vantaggi che hanno, situazioni di post-up, contropiedi, tiri da 3, quindi alla fine la partita è diventata quella che volevano, quindi congratulazioni ai giocatori del Cesca per come hanno risposto dopo le due sconfitte. Buona fortuna a Milano e auguri a tutti voi, questo l'aveva detto prima all'inizio. Beh, oggi sapevamo che sarebbe stata complessa per noi, abbiamo detto ai giocatori
dovevamo avere un livello di faccia tosta enorme per rimanere in partita, perché quando una squadra come CSKA viene da due sconfitte sapevamo che sarebbe venuta qui. Avevo detto proprio così, non verranno per vincere la partita, ma devono venire per massacrarci, per fissare uno status in Eurolega da squadra più forte della competizione. E così hanno fatto. Noi nel contempo abbiamo perso comunque quello che è un po' il nostro playmaker titolare, che ci aiuta a dare motore e ritmo, e anche se Cicci ha fatto molto bene, ma chiaramente averne avuti due oggi sarebbe stato importante. E niente, quindi quando è così siamo in un momento che poi perdiamo facilmente fiducia, dispiace, perché comunque con loro, ripeto, che avevano questo tipo di occhio da playoff, se non da più, insomma, in una partita di carica, quando hanno cominciato a voler darcene 40, anche in fondo, che è giusto, perché è lo spirito di una squadra vincente, che fino all'ultimo possesso erano lì a giocare al massimo. Comunque noi siamo ritornati nel terzo quarto con la palla in mano, a due canestri di distanza, e lì abbiamo fatto un paio di pollate, abbiamo preso punti in contropiede in quel momento. È la cosa che mi dispiace di più, quando abbiamo sbagliato, perché questo, sai, vederci a una distanza accettabile poteva tenerci anche un po' in fiducia, invece poi l'abbiamo persa. A quel punto non è semplice, ognuno si è perso dentro le sue paure e è cominciato un po' ad aspettare la fine con loro, che invece gli attaccavano alla giugulare, come è normale che sia. Però ecco, in questa partita non direi più che questo, perché è una grande squadra, la migliore dell'Eurolega, noi lì siamo in difficoltà, sappiamo che qualcosa ci manca, però so anche che devo dare credito ai miei giocatori di come si sono allenati, di come siamo usciti da un periodo di 3 trasferte consecutive, 2 in campionato, una ad Atene con l'altra prima, e con ancora squadra che cambiava. Davis, che era fermo, ha perso 6 kg da una settimana, l'avete visto, e Bertans, che è rientrato solo l'ultima. Quindi con tutte queste cose la squadra ha continuato ad allenarsi e a starci, e quindi devo anche vedere e conoscere loro un quadro globale, perché poi dopo in Europa squadre come noi, che non siamo ovviamente il CSKA, non siamo il Fenerbahce, non siamo il Real Madrid, e siamo all'inizio di un percorso, stiamo tenendo botta con un bel atteggiamento in campionato. Ce ne sono altre, magari hanno 2 o 3 vittorie più di noi in Eurolega, ma nei loro campionati sono 5 o 6, e con fatica, perché tenere questi ritmi con gli acciacchi è faticoso per tutti. Per cui credo che voglio essere anche, non voglio esagerare, però dico che la squadra nel suo complesso, in questo percorso di crescita che vogliamo fare, c'è ancora. Mi dispiace che oggi avrei voluto una partita come questa, che magari era oggettivamente quasi proibitivo vincere, non l'abbiamo utilizzata per essere un momento di crescita anche nella sconfitta, per i salti di qualità che vogliamo fare, ecco, in futuro, perché abbiamo mollato troppo.